Presidente Bonaccini, caro Maurizio, grazie a nome mio, a nome di tutta Confindustria per quanto hai fatto in questi anni. Caro Pietro, un grande in bocca al lupo per quanto farai. E per te vale una bellissima frase di Jean Monnet che diceva: essere stati è una condizione per essere. Tu, come dire, hai un vissuto associativo al pari di Maurizio, che è una garanzia per il nostro futuro. Caro Alberto, un saluto affettuoso, ma anche a Gaetano Maccafera e Guido Ottolenghi, che collaborano, diciamo, con noi e con voi ai tavoli nazionali. Abbiamo visto un Maurizio emozionato, un Maurizio anche abbronzato. Chi entra in questa sala, non conoscendo Maurizio e Pietro, capisce subito chi è l'uscente e chi è l'entrante. Maurizio già da sabato, come dice, si è messo, diciamo, sull'idea di uscire, e quindi lo vediamo abbronzato. E quindi dico a Pietro: Alberto, benvenuto tra noi, perché evidentemente sono 4 anni in cui prenderai poco sole. Abbiamo aperto con il video. Il video che è, diciamo, una continua emozione, che vuole sottolineare l'importanza della questione industriale nel Paese, ma non solo come questione italiana, ma anche come questione europea. E il video parte con una frase molto bella, a molti di noi molto cara: senza pietre non c'è arco. Ecco, con orgoglio e senza presunzione dobbiamo dire che quelle pietre siamo noi, le imprese, i fondamentali dell'economia del Paese, che pongono all'attenzione del Paese quale questione nazionale la questione industriale, che non è la questione degli industriali, è un'altra questione. È una questione dei fondamentali, emerge con chiarezza dalla politica economica del Paese, di cui poi farò un passaggio, ma dai dati di questa regione. Il Presidente Bonaccini li citava, Maurizio ha fatto, diciamo, un percorso molto chiaro: quando si punta sull'industria, gli effetti sulla crescita sono nell'interesse di tutti. Quindi la questione industriale diventa un elemento importante. E voglio partire, diciamo, da una parola che ha usato Rita Guerzè, cioè consapevolezza. Io penso che dobbiamo avere consapevolezza e orgoglio di essere il secondo paese manifatturiero d'Europa, che ci dice che, nonostante le criticità che il paese ha, essere secondi, sfideremmo qualsiasi paese al mondo a fare secondo con le criticità che abbiamo in Italia, significa avere un tessuto industriale di altissimo profilo, ma significa anche, per deduzione, che dobbiamo fare i conti con le nostre potenzialità e non appiattirci sul presente. E allora permettetemi di esprimere, come dire, il sentimento che oggi mi porta qui a Bologna, tra di voi, di gratitudine e di riconoscenza. Di gratitudine per tutto quello che i nostri associati fanno nelle loro imprese, nelle loro fabbriche, e di riconoscenza per quanto i nostri presidenti fanno nelle nostre associazioni. Allora, qual è stato in questo anno di presidenza di Confindustria il percorso che abbiamo cercato di realizzare? Abbiamo cercato di rispondere ad alcune domande e poi di essere conseguenti. La prima è: cosa dobbiamo fare noi nelle nostre imprese? La seconda è: noi e gli altri, sindacati e banche. La terza è: quale idea di politica economica immaginiamo per il Paese e quindi quali proposte? La quarta è la questione europea e poi il confronto all'interno del B7. Noi siamo partiti che il futuro dell'industria occidentale, dell'industria italiana, è un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività e ad alta intensità di investimenti, eccellenti in ogni funzione aziendale, cavalcare la quarta rivoluzione industriale, consapevoli che i mercati globali sono mercati di nicchia e i mercati di nicchia sono mercati per noi italiani. E fa bene Maurizio a ricordare che crescere non è come dire, elemento solo che riguarda le aziende, ma il Paese, e la crescita diventa una precondizione, non più un fine, la precondizione per contrastare diseguaglianze e povertà, cercando di portare a sintesi nazionale le varie istanze territoriali. Noi e gli altri, sindacati, vedo Fabio Storchi, che saluto, che ha partecipato a una grande stagione di Federmeccanica in linea con il pensiero di Confindustria, che è quello di costruire relazioni industriali che diventino un fattore di competitività per il Paese e non più una questione intercategoriale. E quindi sentirsi corresponsabili, perché le scelte che facciamo in chiave contrattuale riguardano sì il futuro delle imprese, ma riguardano il futuro del Paese.
in un mondo in cui non abbiamo più lo strumento della svalutazione e l'unico elemento essenziale è la produttività. E quindi sulla produttività si gioca il futuro dell'industria italiana. Ma questo ha posto una questione di metodo che per noi è chiaro. Passare da una stagione di conflitto in un mondo post-ideologico a una stagione, a partire dalle nostre fabbriche, di collaborazione per la competitività, di corresponsabilità tesa allo scambio salario-produttività. Più produttività, più salari. Non siamo preoccupati del valore nominale dei salari. Siamo, come dire, impegnati a costruire una stagione sui secondi livelli aziendali, non territoriali, perché territoriale significa terzo livello, tanto per chiarire, noi dobbiamo lavorare sul secondo livello. E perché dobbiamo lavorare sul secondo livello? Perché sappiamo che le medie di settore non sono più significative, all'interno degli stessi settori e stesse latitudini abbiamo aziende che vanno bene, mediamente bene e male. E quindi dobbiamo permettere a ciascuna azienda di fare un contratto in funzione del momento storico che vive, della sua evoluzione, teso allo scambio salario-produttività. Quello scambio salario-produttività che prima di noi hanno inventato in Germania il presidente Schröder, i cui effetti riprende la politica della Merkel, nello scambio salario-produttività, che ha portato in 15 anni un costo del lavoro per unità di prodotto dell'Italia di 30 punti, ai noi, superiore rispetto alla Germania. 15 anni fa eravamo alla pari. Questo significa recuperare terreno per l'industria italiana. Con le banche stiamo lavorando affinché in questa nuova dimensione, leggendo le punte avanzate dell'industria italiana, vediamo che negli ultimi anni queste imprese, molte, le nostre imprese, hanno lavorato molto sui cosiddetti parametri qualitativi. Oltre al capannone e macchinari si investe in attività cosiddette intangibili, dall'organizzazione alle reti di distribuzione ad altro. Questi elementi sono elementi che non sono valutati al pari degli elementi quantitativi e noi dobbiamo aprire un tavolo con ABI affinché gli elementi qualitativi abbiano una valutazione, non diciamo almeno pari ai quantitativi, ma comunque di rilievo importante. Abbiamo lavorato in chiave europea, e qui c'è Tajani, sul PMI Supporting Factor, che ha permesso alle banche di accantonare meno fino a prestiti fino a 1,5 milioni per le piccole e medie imprese. L'abbiamo fatto all'epoca del presidente Tajani quando era commissario insieme al commissario Barnier. Abbiamo aperto una stagione di moratorie che ha significato per il Paese, inventata da Confindustria, 24 miliardi di rate di mutui sospese e non pagate per un anno da parte delle imprese. Dobbiamo lavorare però a accordi post-moratori, andare oltre l'emergenza. La relazione di Marchesini è esattamente in sintonia con quella che è lo spirito che vogliamo ricostruire in questo Paese. Non governare sull'emergenza, ma costruire un'idea di futuro anche negli accordi bilaterali con altri. E abbiamo lavorato molto al progetto Elite di Borsa Italiana. Lo riteniamo un elemento culturalmente positivo di un'evoluzione del mondo delle imprese italiane. Permette di aprire i propri capitali e far entrare istituzioni finanziarie e crescere senza debito. E l'obiettivo che ci siamo dati è far diventare le nostre associazioni e i desk che abbiamo organizzato con Borsa Italiana per Elite dei desk proattivi, in cui le nostre associazioni individuino tra i loro associati le potenziali aziende Elite e le invitino ad entrare nel progetto, perché se entrassero 1000 imprese, se ciascuna di queste attirasse solo 5 milioni di euro di capitale, mi sto parlando di numeri bassi, non rilevanti, staremmo parlando di 5 miliardi di euro. 5 miliardi di euro che diventano investimenti per ammortamenti. Lo dico volutamente per far comprendere, non chiaramente nel nostro mondo, ma anche all'esterno, come non c'è dicotomia tra crescita delle imprese e crescita del Paese. Perché noi dobbiamo puntare a una crescita massiva delle imprese, non di alcune imprese. E se questo accade, usando ad esempio semplificato chiaramente il progetto LIT, significa 5 miliardi di investimento nel Paese, quindi un progetto Paese. E allora ha sempre ragione Maurizio quando ci ricorda la questione corpi intermedi, che non vogliamo nemmeno dichiarare perché non sono gli altri che determinano se contano o meno e nemmeno noi, perché noi sappiamo che il ruolo si conquista e non si dichiara, e sappiamo
che delegittimare l'altro significa delegittimare se stesso, quindi non parleremo del ruolo dei corpi intermedi, perché o saremo in grado di conquistarlo, oppure non saremo in grado di conquistarlo, ma non è qualcuno che definisce con chi deve avere, come dire, interlocuzione, anche perché a noi hanno insegnato che i sindacati, come dire, sono come i parenti, te li trovi e non li puoi scegliere, quindi capisco che a qualcuno dà fastidio, però si deve accontentare. Essere e fare sistema, dice Maurizio, che significa essere ceto responsabile, che va in linea in questa regione con Alberto Vacchi, Pietro, Maurizio, nella dimensione della riforma di Confindustria, che ci ha visto insieme a Maurizio in un'altra stagione associativa, posso dire, per quello che mi ha riguardato, molto, come dire, in logica di confronto serrato e vicini, diciamo, per un'idea di Confindustria del futuro. Perché l'aggregazione è importante? Perché le linee di politica economica passano attraverso le regioni, il governo e l'Europa, e quindi avere dei regionali forti significa interloquire con le regioni per costruire una stagione di proposta e di progetto che porti all'attenzione della politica la questione industriale, in una logica di rappresentanza e non di difesa degli interessi, perché per noi rappresentare significa essere ponte tra gli interessi delle imprese e gli interessi del paese. E questa è la linea di azione in cui abbiamo cercato di lavorare, chiedendo, come ha fatto Maurizio nella sua relazione, il primato della politica, scelte per una Confindustria equidistante dai partiti e non dalla politica. Allora, sulla politica economica italiana abbiamo segnalato dei punti per noi essenziali. Primo, fare una politica di fattori e dell'offerta e non dei settori, perché se è vero come è vero che negli stessi settori le medie di settore non sono significative, noi non chiediamo scambi alla politica ma a un paese competitivo. Politica dell'offerta significa avere, diciamo, un'idea di pensiero economico e cambiare il paradigma di pensiero economico in Italia e in Europa. Prima decidiamo cosa vogliamo determinare nell'economia reale, quale livello di crescita vogliamo realizzare. I livelli oltre la media della regione Emilia-Romagna sono significativi. Poi individuiamo strumenti, quindi risorse, e poi interveniamo sui saldi di bilancio. Non facciamo l'inverso, interveniamo sui saldi di bilancio prescindendo dagli effetti sull'economia reale. Da questo è derivato, con un contributo non indifferente da parte nostra, politica dei fattori e dell'offerta, il piano 4.0, iperammortamenti, superammortamenti, ricerca e sviluppo, digital hub e anche la maggiore detassazione dei premi di produzione che aiutano nello scambio salario-produttività. Con un'idea chiara, un'unica politica economica nazionale e regionale, e infatti quando questa regione accelera gli strumenti nazionali si mette sopra la media, non facendo una politica diversa. Non avete fatto in Emilia Romagna una politica dei settori, abbiamo fatto in Emilia Romagna una politica dei fattori partendo dall'offerta. Lo dico sfondando una porta aperta con Bonaccini e Tajani, perché non vorrei e non vorremmo che, come dire, la eccitazione elettorale, non sappiamo quando, portasse alla deriva il paese sulla politica della domanda. Per costruire consenso, così buttiamo all'aria tutto quello che abbiamo fatto in precedenza. Perché noi sappiamo che in economia come in politica non esiste contemporaneità tra causa ed effetto. Quello che vediamo oggi è frutto delle cause del passato, che è il piano 4.0 e che è anche legato alla capacità di reazione di una parte importante del sistema industriale italiano. Quegli strumenti, con quelle risorse definite e ben allocate in termini selettivi, hanno comportato un incremento del PIL oltre le aspettative di 0,5 punti, hanno comportato un export del più 7% nel primo bimestre di quest'anno rispetto al primo bimestre dell'anno scorso, hanno comportato una riattivazione degli investimenti privati e una maggiore occupazione e quindi maggiore domanda. Allora arrivi alla domanda partendo dall'offerta, ma l'inverso purtroppo non lo fai. Se parti dalla politica della domanda per pensare di arrivare all'offerta fai un errore, e noi dobbiamo ribadire questo aspetto. Perché lo dico? Perché la prima questione che dobbiamo costruire è evitare di delegittimare, se posso dire, la politica economica fatta fino ad oggi. Gli iperammortamenti, vedete, non sono un incentivo per le imprese, sono una linea di indirizzo della politica industriale italiana. Sono un uso della leva fiscale per costruire un'industria ad alto valore aggiunto. In logica premiante, perché premia chi investe, non premia tutti, non potendo noi ridurre il global tax rate per tutti.
Allora, se questo è il percorso e qualcuno ci dice che adesso vedremo se prorogare gli iperammortamenti o meno, vorremmo solo ricordare che nell'ipotesi sciagurata non si prorogassero, gli effetti di quell'incremento del PIL e dell'export poi si ridurrebbero e allora quello incide anche sulla domanda. Cogliere l'occasione per attivare investimenti pubblici non ancora operativi, risolvere la questione energivori articolo 39 e costruire una società più giusta, equa, moderna, inclusiva. La nostra proposta di azzeramento del cuneo fiscale per i giovani neoassunti a tempo indeterminato è parte dalla consapevolezza che è vero che il Paese sta crescendo, è vero che c'è inversione di tendenza, è vero che questi dati sono positivi, ma purtroppo, come le medie di settore tra imprese non sono significative, anche nel Paese è così. E non è una questione di latitudine. C'è un divario tra imprese, tra cittadini, tra giovani e società. E allora, se vogliamo costruire una società inclusiva, aperta, dobbiamo dare valore al lavoro, includere i giovani, un patto per la equità generazionale. In questi giorni si sta parlando molto di pensioni, pare per qualche centinaia di miliardi, non siamo capaci di trovarne qualcuno per i giovani. C'è un problema di equità generazionale in questo Paese. E allora vi chiederete, ma perché il Presidente di Confindustria si occupa dell'equità generazionale e non delle sue imprese? Perché noi abbiamo molto chiaro l'idea della società del futuro. Una società del futuro non inclusiva non solo comporta problemi di disagio e non attiva la domanda, ma non è una società che noi immaginiamo, perché dietro il pensiero economico che noi abbiamo, che appunto economia reale, strumenti, risorse e saldi, c'è un'idea di pensiero di società che coinvolge la Confindustria tedesca, la BDI, che è d'accordo con noi sul porre all'attenzione dell'Europa e dei due governi, italiano e tedesco, la questione industriale, e non solo, che l'Europa, la sfida è tra Europa e mondo esterno e non tra paesi d'Europa. E abbiamo aperto un confronto anche con i francesi. Perché? Perché Brexit può essere un'occasione per l'Italia, non solo per attirare l'Agenzia del Farmaco a Milano, che è una bella cosa dal punto di vista simbolico e su cui dobbiamo lavorare, ma perché l'Italia, insieme a Francia e Germania, potrebbe assumere un ruolo di coprotagonista per una nuova stagione di riforme europee. E insieme a polacchi e spagnoli, e Tajani lo sa bene, potremmo costruire un blocco dei paesi amici dell'industria in un'Europa che a volte si dimentica, diciamo, che cos'è il fondamentale d'Europa. Perché vedete, al Reshoring USA, al Fast USA, c'è una linea di pensiero molto chiara, a parte i protezionismi di cui poi parlerò, che è la questione industriale in chiave americana. O noi sappiamo rispondere con una questione industriale in chiave europea, o abbiamo perso la partita. E ai neoprotezionismi, o rispondiamo in chiave europea, abbiamo perso la partita. E infatti, in occasione del B7 che abbiamo ospitato a Roma, la Confindustria americana, insieme a noi e le altre confindustrie dei 7 paesi più industrializzati, ha firmato un documento contro i protezionismi. Perché la Confindustria americana sottoscrive con noi un documento antitetico alla politica di Trump? Perché anche loro, i nostri colleghi americani, che sono pragmatici, sanno che ai protezionismi degli uni corrispondono i protezionismi degli altri. E invece di costruire una società aperta, inclusiva, che possa avere, diciamo, una grande sfida nei mercati globali, corre il rischio di costruire una società chiusa, condominiale. E allora su questo noi dobbiamo contribuire a quello spirito che Tajani ha dimostrato in epoca precedente a questo suo ruolo, con la direttiva Late Payment, con appunto il Supporting Factor, con l'Industrial Compact, che poi si è perso dopo lei, Presidente Tajani, in Europa, e dobbiamo recuperare grazie anche a lei. Questo spirito è quello di Jean Monnet, che diceva: i miei obiettivi sono politici, le mie spiegazioni sono economiche. Tajani, insieme a Bonaccini, al di là dei loro colori politici, che a noi non interessa, no, perché valutiamo i partiti e i governi in funzione dei provvedimenti e quindi non diamo alcuna valutazione, esprimono però questa idea. E ci fanno sentire come ci sentiamo cittadini europei di nazionalità italiani. Questo deve aiutarci a essere coerenti, a costruire una società diversa, a contrastare, come fa bene Maurizio a ricordarci, in questo Paese la cultura antindustriale, perché siamo il secondo Paese manifatturiero d'Europa, ma forse il primo in termini di cultura antindustriale, legittimando il ruolo sociale dell'impresa, far capire che non c'è differenza tra famiglie e imprese e tra imprese e società, perché maggiore occupazione nelle imprese significa risposte alle famiglie in una società non consociativa, non corporativa,
La crescita delle imprese diventa la crescita del paese, ma io voglio essere grato a Maurizio perché nella sua relazione emerge con chiarezza lo spirito, diciamo, che ci accomuna. Lo spirito parte dal fatto che l'ottimismo è una categoria della volontà e la fiducia è una categoria della ragione. In poche parole, dobbiamo avere fiducia perché ragioniamo. Perché è chiaro che chi è contro l'industria è contro l'Italia. Avendo una visione larga dell'industria, e qui fa bene Bonaccini a ricordarcelo, in cui capitale, lavoro, conoscenza e informazione sono i quattro fattori della produzione, ma in cui manifattura, che è il cuore di Confindustria, insieme però a turismo, industria del turismo, industria della cultura, industria dei servizi, industria delle costruzioni, in cui il territorio è forte perché si caratterizza per aprirsi e non per chiudersi. E allora colgo lo spunto del presidente Bonaccini che ha richiamato al dopoguerra. Nel dopoguerra questo paese aveva solo macerie. I nostri nonni dovevano solo deprimersi perché non avevano nulla. Eppure, grazie all'ottimismo della volontà e alla fiducia della ragione, hanno costruito un grande paese. Noi oggi siamo il secondo paese industriale d'Europa. Dobbiamo combattere l'ansietà, recuperare quello spirito del dopoguerra che significa passare dagli interessi alle esigenze del paese, recuperare il gusto della sfida, condividere un'idea di futuro e agire con coerenza che significa scambiare impegno e sacrifici di questo presente per il futuro, quel futuro che è dentro di noi e che vedremo solo domani. Grazie.